Siamo all'altezza del civico di via Santa Maria della Neve numero 12, dove ieri a Napoli si è verificato una problematica alla rete idrica. Spieghiamo subito, non era quella situazione che si era prospettata, ma semplicemente un problema legato al sistema idrico aveva portato una squadra dell'azienda idrica napoletana sul posto. Al momento degli scavi è stato toccato un cavo elettrico che ha determinato una scintilla. All'arrivo dell'Enel, l'Enel ha appurato che c'era una fuga di gas, quindi poteva essere una miscela sicuramente esplosiva, ma così non è stata, la situazione è sotto controllo, era sotto controllo anche ieri, non ci sono stati grandi problemi, non c'è stata evacuazione come molti avevano scritto su alcune testate, quindi la situazione attualmente è sotto controllo, ci sono ancora oggi i tecnici dell'azienda idrica a cercare di risolvere gli ultimi problemi, l'unico problema di Santa Maria della Neve attualmente è l'acqua presente sulla strada, quindi vogliamo rassicurare un po' tutti, siamo abbastanza lontani dall'edificio crollato alla riviera di Chiaia, quindi le due situazioni non sono collegate né tantomeno sono situazioni simili. Adesso andremo a chiedere alle persone quali sono state effettivamente la situazione, quali sono state le loro reazioni al momento di questa fiammata. Ieri improvvisamente stavano facendo i rilevamenti per una perdita d'acqua, improvvisamente abbiamo sentito uno scoppio della fuoriuscita di fumo e ci hanno detto che vi era una perdita di gas, però non sappiamo altro, hanno detto solo che c'era della perdita di gas e aspettavano l'Enel per i rilevamenti totali. Ma c'è stata un'evacuazione? Sono stati evacuati gli edifici? Non ci hanno fatto avvicinare al luogo dove c'è stata la fuoriuscita di fumo, però non ci hanno detto di evacuare, hanno detto solo di stare lontani dal posto. Niente, che è successo? Che si sentiva qualche odore di gas e sono intervenuti questi qua per vedere cosa stava accadendo, e meno male. E niente, mo adesso concludono perché devono soltanto atterrare e aspettano il via. E questa è stata la situazione. Non è successo niente, meno male che non è successo niente. Non abbiamo sentito nulla, abbiamo solo visto tutte queste persone che venivano, sono arrivati i vigili, c'erano già gli operai che lavoravano per l'acqua e poi è venuta l'Enel, la compagnia del gas e praticamente hanno chiuso tutto il vicoletto tutta la giornata e hanno lavorato tutta la notte, sicuramente hanno lavorato tutta la notte, perché io abito qua, abito a fianco e abbiamo sentito che hanno lavorato tutta la nottata, non so, secondo me loro dicono che non sarà niente, per me non è che non è niente, sarà qualcosa di più serio e come al solito noi non sappiamo mai niente, come è successo alla Riviera, identico qua.